Eccolo qua, eccolo qua. Siete pronti? Siete carichi per vedere questo nuovo alien? Il video è subito così. Aspetta che registro, stiamo registrando. Sto registrando, perfetto. Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti. Vediamo questi due minuti di alien insieme. Aspetta che tolgo la musica un attimo perché Prima di far cacate, qua togliamo la musica perché fanculo sta musica di merda. Che cazzo. Allora, eccolo qua. Ok, è una donna. È la madre, giusto? È Ripley. Un gatto, what the fuck? Ripley, amore mio. Ripley e alien e basta. C'è anche la mappa, no? Sì, è la madre, ok. La madre è quella di alien verso di alien. Bei capelli. A me non piacciono, onestamente. C'è anche la mappa, spero. Adesso te lo spiego poi, Wap, aspetta. Oh! Due tappeto. Eccolo l'alien. È tutto il primo film. No, non dirmi che ci saranno trappole nella mappa per bloccare il killer invece del pallet. Corre. Corsa, pallet, ok. Non rompe il pallet con la corsa, sembra che comunque viene bloccato. Probabilmente avrà sì un potere di corsa, qualcosa per muoversi velocemente. Demo 2.0, dici Termi? No, teletrasporti mi sa anche. Mi sa che è davvero un demo 2.0. Mi sa che è davvero un 2.0. The Xenomorph, Ellen Ripley. Agosto 29, ragazzi, agosto 29, ufficiale rilascio. Agosto 29, mi raccomando. Allora, ragazzi, andiamo a leggere prima l'abilità del killer, poi l'abilità del surf. Oh, raga, sono in hype, non sapete quanto per vedere sto cazzo di alien, se si muovesse. Ma che figa il loading screen. Non spoileratemi, maledetti. Vediamo se merita sto kill. Io ho paura che sarà un'assurdità. Allora, siete pronti? Siete pronti e carichi per vedere l'alien? Dov'è? Allora, l'immagine non mi piace, devo essere onesto, però. Dov'è? Non c'è. Si ritorna dopo un po' di pausa da DVD per il nuovo killer. Allora, l'entrata fa il suo effetto, eh. L'entrata fa il suo effetto. Grazie mille Sky dell'abbonamento Prime. Bentornato fra i serpentelli. Quindi è uscito solo nella PTB, Michele. L'entrata è veramente figa. Ragazzi, cuoricini in chat. L'entrata è veramente figa. Io in tutto ciò devo lavorare. Vi sento ma non vi vedo. Grazie, Cri. Buon lavoro. Vediamo i suoi perk adesso. Io adesso voglio vedere i suoi perk. Allora, prima cosa. L'abilità, anzi. Fanculo i perk. Abilità o perk? Cosa volete vedere prima? Caccia furtiva. Vedo il nome del potere. Già non mi fa impazzire, però deve essere onesto il potere. Abilità. Vedere la caccia furtiva cosa fa, va bene. Allora, quando lo xenomorfo si trova in una prova, gli appare una serie di tunnel. Ok, quindi avrà dei tunnel per tipparsi. Accedendo a una stazione di comando può entrare in questi tunnel e spostarsi rapidamente sulla mappa. Rilevare la presenza dei sopravvissuti vicini e velocizzare il tempo di ricarica della sua modalità di corsa. Quindi vai in un 4x4. Vai in modalità 4x4. L'abbiamo visto, l'avevamo detto. Abbandonare la stazione di comando disattiva temporaneamente le torrette posizionate contrassegne. Che what the fuck? Le torrette posizionate contrassegne sopravvissuti vicini con l'istinto del killer. Lo xenomorfo entra in modalità di corsa automaticamente quando non è in ricarica. Durante la modalità di corsa, lo xenomorfo drifta. Lo xenomorfo avanza in quadrupedia e diventa più silenzioso, riducendo il suo raggio di terrore. Mentre è in questa modalità di corsa, lo xenomorfo può sfruttare anche
un tremendo colpo di coda. Quindi tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo azzeccato in pratica. Letteralmente tutte le cose che sono state dette le abbiamo azzeccate. Caratteristica speciale della mappa: stazioni di comando. Per tutta la mappa sono sparse 7 stazioni di comando. Porca vacca, quante. I sopravvissuti possono interagire con queste stazioni per ottenere una torretta lanciafiamme, mentre lo xenomorfo può entrare e uscire da un tunnel al di sotto della stazione di comando. Quindi finalmente i sopravvissuti potranno effettivamente difendersi, avranno finalmente delle armi. Vabbè, ok, ci sta. Oggetto speciale, torretta lanciafiamme. Le torrette possono essere piazzate sulla mappa per contrastare lo xeno. Quando lo xeno entra nel raggio del campo di visione di una torretta, questo inizia ad attaccare. L'attacco fa barcollare lo xenomorfo e può terminare la sua modalità di corsa. Se la torretta fa uscire lo xeno dalla modalità di corsa o se spara troppo tempo, si surriscalderà e dovrà essere riparata da un sopravvissuto. Lo xenomorfo può attaccare le torrette per distruggerle. Trasportare una torretta ti permette di non essere individuato mentre il killer si trova nel tunnel. Non lo so, Pio, devo essere onesto. Le torrette, sai cosa? Ho paura che le torrette siano l'inizio come per la singolarità, che abbiano messo troppe torrette. Perché se ce ne sono 7, puoi fare 7 torrette, capito? Quindi puoi riempire la mappa di torrette. Io ho paura che sia come lo xeno e letteralmente ti distrugge tutto il gameplay perché diventano troppo oppressive. Secondo me le hanno messe di più per provare e poi in APTB le diminuiranno. Perché così come sono lette mi sembra veramente broken al momento. Allora, vediamo il suo primo perk. Fretta, lo sapevo che dava fretta. Non puoi più ottenere sete di sangue. Colpire un sopravvissuto con un attacco base ti conferisce un 5% di fretta. Oh, finalmente. Questo non è male. Cazzo, questo è buono per gli M1. Colpire un sopravvissuto con un attacco base. Bello sull'Oni? Sull'Oni no, in realtà non saprei. Però non sembra male, non sembra male, non sembra male. Sono curioso di vederlo. Istinto alieno. Questa competenza si attiva quando appendi al gancio un sopravvissuto. Vedi per 5 secondi l'aura del sopravvissuto ferito più lontano, il quale subisce ignaro per 20 secondi. Ok. Draga, Nurse Blight. Cazzo, al posto di barbecue questo è forte, eh. A me convince un sacco questo invece. A me questo convince un sacco. Nurse Blight, Draga anche, tutti inutile. No, barbecue in questo caso no. Perché se è vicino, perché è l'unico sopravvissuto ferito. Quindi se c'è solo un altro sopravvissuto ferito è buono per gli Terran probabilmente. Perché se ce n'è solo un altro ferito vedi anche se ha 2 cm da te, capito? Non è male, secondo me non è male. Questo può essere buono. Perché questo te lo vedo ovunque. Se ha 1 cm da te è comunque buono. Quando apri un armadietto questa competenza si attiva per 30 secondi. I sopravvissuti che entrano nel tuo raggio di terrore urlano rivelando la propria posizione e subiscono accecamento per 30 secondi. Un nuovo armadietto perk? Buono cazzo per anche l'Huntress. Huntress e Trickster, questo non è male. Non male. Non male. Te carini i perks, mi sembrano molto carini. Te prego, Snake, puoi rileggere i perks? Sì. Allora, il primo è semplice. 5% di fretta dopo che colpisci con un M1, con un tasto sinistro, un attacco base, il sopravvissuto per 10 secondi. Non è male. Non sembra male. Può essere buono per guadagnare tempo. C'è Ripley, sì, Lori. Ripley sarà il sopravvissuto. Adesso andiamo a vedere anche i suoi perk. Il secondo perk fa vedere l'aura per 5 secondi del sopravvissuto ferito più lontano e subisce ignaro per 20 secondi. Quando appendi qualcuno sul uncino. E l'ultimo è questo. Quando apri un armadietto per 30 secondi i sopravvissuti entrano nel tuo raggio di terrore, urlano rivelando la propria posizione e subiscono accecamento per 30 secondi. Non sembra male. Allora, vediamo un attimo i perk del Surf adesso. Ripley. Eccola qui, Allen Ripley. Vediamo Allen Ripley, boys. Allora, dopo aver completato un 50% dei progressi su qualunque generatore, questa competenza si attiva. Quando ti trovi accanto a un bancale caduto, premi il pulsante abilità 2 per piazzare una trappola che resta attiva per 120 secondi. L'aura dei bancali su cui è posizionata la trappola viene rivelata in giallo a tutti i sopravvissuti. Quando il killer esegue l'azione di rottura di sul bancale con una trappola, questo esplode e il killer viene rallentato di un 50% per 4 secondi. Ci vuole del tempo? Se non ci vuole del tempo è broken. È broken. È fastidiosissimo. Non hai capito quanto è forte, perché non puoi rompere il pallet a quel punto. Perché ti rallenta, perdi un sacco di tempo e quindi ti luppa. No, non ci vuole, mi sa. Passo felpato. Quando sei sano... Oh no. Questa competenza si attiva. I tuoi passi sono silenziosi anche quando corri. Questa competenza va in ricarica per 20 secondi dopo aver eseguito un'azione affrettata.
Ok, buono per rattare in pratica. Non mi piace molto come perpro. Quando ti nascondi un armadietto, questa competenza si attiva. Non lasci pozzi di sangue e non emetti lamenti di dolore per 10 secondi. Quando esci da un armadietto, vedi l'aura degli altri sopravvissuti e del generatore più vicino in giallo per 10 secondi. Questa competenza va ricaricata per 30. Ma non mi piace. Due perk totalmente... Uno completamente inutile. Uno, boh, può essere utile. E uno veramente forte. Come sempre. Vanno sempre così con i surf. Di solito. Di solito vanno sempre così con i surf. Ha fatto rumore. Quando rompo... Oh, c'è un gatto. Guarda, un gatto! Ma che figo! Guarda che figo il gatto! È bellissimo! È bellissimo! È bellissimo! Guardalo! È Minù! È Minù arancione! No, è troppo bello il gatto, raga. Voglio il gatto come survivor. Mi sono dimenticato di leggere gli add-on. Andiamo a leggere gli add-on. Allora, uccello tuffatore. Dopo essere uscito da un tunnel, la durata dell'istinto del killer aumenta di 2 secondi. Ok. L'aura delle torrette visibile nei tunnel quando esce dal tunnel per 3 secondi. La ricarica della modalità di corsa è il 25% più... fuori da... Sono fuori dal tunnel. Raga, vogliamo la skin di Caparezza per l'alien. Quando la torretta pone fine alla modalità di corsa, si distrugge automaticamente. Questo non è male. Le torrette richiedono più tempo per rigenerarsi una volta distrutte. Nei tunnel, il rivelamento dei passi aumenta di 6 metri. Non mi piace. Aumenta la resistenza al barcollamento inflitto dalle torrette. Questo può essere buono. Riduce di 2 metri la distanza delle fiamme delle torrette. Aumenta di 1 secondo il tempo di inattività delle torrette dopo essere uscito dal tunnel. Dopo aver posizionato la torretta, i sopravvissuti che l'ha collocata subisce rallentamento e sfinimento. Dopo essere uscito dal tunnel ottiene il 5% di fretta. I sopravvissuti colpiti col colpo di coda subiscono lacerazione. Non male. Distrugge una torretta in fuori accecamento. Aspetta, il colpo di coda... Il colpo di coda è considerato un M1? Mi sa di sì. Perché non è un colpo speciale, non c'è scritto colpo speciale. Distrugge una torretta infligge accecamento a tutti i sopravvissuti entro 16 metri, non mi piace. Emorragia col colpo di coda, quindi potresti avere un... Ok, non male già, casco di Kane e accette multifunzione non sono male insieme perché già hai un... Con gli add-on, con il colpo della coda, hai praticamente un hit and run build. I progressi di riparazione di generatore entro 16 metri di una torretta dipendono dall'intensità della loro aura. Ok, quindi puoi vedere anche i generatori. Uscire dalla modalità di corsa a causa di un attacco di una torretta ti rende impercettibile. Non mi piace. Uscire da un tunnel e colpire un sopravvissuto entro 10 secondi fa sì che tutti i sopravvissuti a una distanza superiore a 24 da te urlino e rivelano la propria posizione. Non mi piace. Aumenta del 30% la velocità di salto. Di salto, ok, salto, ok. 30% non è male. Quanto hai inganno? 15, vero? È praticamente un'anatomia superiore. Fucking bello questo, è forte. Quando esci da un tunnel... Vediamo quelli recenti. Quando esci da un tunnel in modalità di corsa, ogni sopravvissuto che ti stordisce con un mancale nei 20 secondi seguenti subisce danni. L'avevamo detto! Ve l'avevo detto, boys! L'avevo detto che aveva il sangue acido. Che stunnato col pallet avrebbe fatto danno. Visto che in un modo o nell'altro lo fa... Buono questo, questo può essere forte. Ogni volta che viene completato un generatore, nei 15 secondi seguenti, l'aura di qualunque sopravvissuto che entra in un raggio di 10 metri da una stazione di comando verrà rivelata per 15 secondi. Io direi, come primo game, ragazzi, gioco solo i suoi 3 perk. È un impasse. Mi stava dando... stazione di comando. Allora, posso... Control... Posso... What? Posso selezionare varie stazioni di comando, non so cosa mi fa. Cosa mi serve selezionare stazioni di comando, boys? Entrare nel tunnel. Ok. Sto cercando di... ok. Colpo di coda. Non ho fatto colpo di coda, ho fatto un M1. Colpo di coda con tasto destro. Posso dire che mi sembra un po' una merda così, però. Per il momento... Allora, la mappa, chi se ne frega. Per il momento, animazione e quant'altro mi sembra abbastanza uno schifo. Non so come io l'abbia preso qui. No, non mi piace... Non mi dà il satisfying. Sì, una lumaca. No, non mi dà il satisfying carino, capito? Dove sono gli uncini sta mappa? Quello è un uncino? È un uncino quello, raga?
Credo di sì, è un uncino, ok. Non mi ricordo neanche più cosa fanno la maggior parte dei perk. Ah, mi serve per selezionare il coso di comando. Ok, mi dice dove andare per... mi fa capire la strada dove andare per uscire dal tunnel, così, ok. Ciao sniper, benvenuto. Torretta lanciafiamme non fa un cazzo. Grazie per la compagnia ogni giorno. La coda non è considerata un M1, è considerato un attacco speciale. Però non sembra malissimo. I tunnel sono particolari, però non mi fanno impazzire. I tunnel sono particolari, eh. Rimango in assetto. Quando è che esco dall'assetto di corsa? A me sembra velocità uguale l'assetto di corsa, comunque. Non mi sembra di andare più veloce, assolutamente. Ok. Devo prendere da terra la coda, sto male. Allora, l'M1 è figo, la mano è figa. Però mi sembra... sai... sembra forte. Allora, sembra interessante. Forte non saprei dire. Però è interessante. Il barbecue più forte, l'avete visto? Il barbecue più forte non è male. Io ho detto che secondo me è molto buono sto barbecue forte. Mi ha detto subito dove stava e me l'ha detto per forza. Oh, mi è stato. Com'è che funziona sta coda? Rimango in assetto da corsa. Non passa attraverso il pallet? Non voglio romperlo perché c'è la mina, la vedo. La mina si vede, quindi, ok. Non riesco a capire se non si riesce a hittare o è strano l'hitbox. Feldrin? Cosa sta facendo, signor Feldrin? Il grab del coso è figo. Cos'è la mina? Adesso vi faccio vedere. Io questo da console non lo userei mai. Posso dire che un po' al momento... sì, sì, vabbè. Tranquillo. Praticamente la mina quando lo rompi ti slowa del 50%. Dai, però così non lo vedo che mi slowa del 50%. Maledetto. Ma posso entrare nel tunnel e riuscire? Sì, no. Non posso riuscire lo stesso? Sì, posso volendo, ok. Perché puoi baitare anche così, tecnicamente. Com'è questo Xeno? Al momento non mi sembra un granché. Al momento non mi sembra un granché, devo essere onesto. Cioè, guardi la coda quanto è statica. È una cosa ferma. Io spero che sia solo perché è la PTB. Ok, si può hitare attraverso. Però sì, è un M2 il... oddio, però è un M2 il potere. Save the best, sì. Mi sa che save the best sarà molto buono con lui. Il tunnel è buono per viaggiare. È molto buono il tunnel, actually. È un... penso che sia un misto fra un demo più forte, onestamente. È un demo leggermente più forte. Voto del killer. Per ora devo essere onesto. Gli do un 6. Solo perché è Alien gli do un 6. Solo per il nome del personaggio, non perché è bello il killer. Al momento mi sembra un misto fra un M1. Mi sembra un misto fra un Nemesis e un demo. Cioè, vedi? È un M1 alla fine della fiera che ha un colpo di coda leggermente con un po' più di range. Non so quanto, ovviamente. Non so qua, vorrei vedere il range quant'è. Non riesco neanche a capire se si può hittare. Si può hittare, ok. Vuole vedere il mi sa che vuole vedere il Mori. Andiamo al Mori.
Oh. Vabbè, non era così male il More, dai. Il More non era così brutto, dai. No, per il momento non ha skin. Il More non è così brutto, dai. Qui sopra si può andare, no. Qui dentro si può andare, però. Questo che gli fa urlare non è così male, secondo me, comunque. Perché è solo quando sono dentro il Terror Radius, giusto? Vedi? Questo perk per il rivelare non è per niente male, actually. Non è male. Adesso non lo sto usando bene, però. Qual era l'altro? È il Barb. Non ha... Ah, lanciafiamme. Ok, il lanciafiamme ti toglie dal potere, in pratica. Però dura poco. Però un po' let lì. Niente facehugger, no, esatto. Quel facehugger no, però non è così brutto, dai, l'addon. Cioè, il Mori. È come il film, esatto. L'hanno fatto molto canon per il film. Comunque... È un M1. È un M1 con i TP. È un demo più debole, in realtà. La mina, in poche parole, che fatti slow del 50% per 4 secondi. Quando rompi il pallet. Il basement è qua sotto. Perché mi sta togliendo il potere? Non me l'ha tolto del tutto. Non ho capito perché me lo stava togliendo, ma non me l'ha tolto. Le torrette fanno schifo, gliele puoi rompere istantaneamente, in pratica. Basta che... Sono un po' piccole, quindi fai fatica a vederle, però... magari si fosse arrampicato sui muri. A me sembra veramente lento al momento. Mi sembra un M1. Io sono proprio di vederlo camminare a Surve. Poi lo vedremo, poi lo vedremo. Voglio vedere una cosa. No. Mi fate un favore, vi mettete un attimo in fila? Ok, aspetta. Ah, raga. Voglio vedere se posso hittare più di una persona. Io sono dietro Feldrin. Ok, state tutti in fila, più stronzo. No, hitto solo uno, che scam. No, peccato. Sarebbe stato rotto. Vabbè, peccato. Sì, sarebbe stato veramente assurdo, sai, tipo la motosega del Bubba. Più forte del boia. No, motosega, ok. Com'è la Surve vederlo? Perché è inquietante da morire, mi fa una paura fottuta. Ha una chase music bellissima. La chase music sì. È bella, inquietantissima. Il problema è che cioè, la visuale da killer è terrificante. Io ho una coda e basta che mi penzola da davanti. Questa è la mia visuale. Guarda che rompo il palo, anche per vederlo slow. Madonna. Ti ha rallentato tanto. Porca vacca, non mi muovevo. Puoi far rivedere il Mori? Adesso faccio rivedere il Mori. Sì, ma tanto lui non se ne fa nulla di spaccare i pallet. È un altro killer che ignora i pallet o sbaglio? Sì, è vero. Più o meno. Non so bene come... È difficile hittare attraverso il pallet perché ci mette qualche secondo a partire. Non è istantaneo. Aspetta, mi fai vedere una cosa? Vieni qua. Tu chi sei? Io? Tu, sono io. Ok, mi dici se vedi che sto castando l'abilità? Ora. Sì. Quindi hai anche il tempo per doggiarlo. Sì, infatti è questo che facevo prima. Ti vedevo che facevi l'abilità e facevo un giro attorno. Ok. No, poi, Wop, no, non contano. Vai, vai, tranquillo. Grazie. Fugo. Che ansia che mi fa sto caspito di... I suoi perk sono fortissimi, comunque. I suoi perk sono veramente forti. Anche, io, tra l'altro, anche solo questo che apro il locker e vedo dove siete è forte. Ecco. Che vi faccio urlare nel mio Terror Radius. Spotta veramente tanto. A quanto pare il perk di Ripley non lo countera, la cosa di... Ah, c'è il Mori. Comunque le torrette sono inutili. Sì, le torrette sono abbastanza pointless. Pensavo fossero molto più cattive e non servono a niente. Io continuo è stato un flashlight. È diversa l'animazione. No, il timing sarà sempre quelli. Quali sono i perk dell'alien? Adesso ve li spiego un attimo, ragazzi. Il Mori è bello. Mori è carino, sì. Splat. Anche la mappa l'hanno fatta molto simile, come giusto che sia, al film, quindi... Il Mori è bellissimo. Sì, è veramente molto figo. Io sto continuando a farmi quasi ammazzare perché continuo a guardare tutti i Mori, mi piace. I tunnel sono abbastanza pointless, sono carini, sono praticamente... Quant'era? Non l'ho visto. Normale. Ma sai che io non l'ho visto...
Volevo vedere l'M1 dell'Arien perché non l'ho ancora visto. Ho visto solo il colpo di coda. Che figo. Ha un M1. Sì, ha un M1. L'M2, la coda è un M2. È fichissimo. Ma l'M2 applica. Voglio la torre. Beh, ti do a te direttamente. Se ci sono come scudo umano, ti faccio la brace, no? Altro che barba. Sì. Era un kebab. Sono diventato un pollo arrosto. Dimmi, Feldi. Colpo di coda, conta come M1? M2, o... è un attacco speciale. Ah, ok. Mi ero preoccupato perché c'è a giocare con l'exposed con sto kill e non è tanto divertente. No, però guarda che Save the Best è bello grosso con lui, eh. Sì. Un suro alla braccia bello croccante, vedi se il buco? Ma se tanto fai, stai facendo solo se si vede il buco. Che ti serve, devo vedere se Save the Best hanno nerfato. Vieni un attimo qua, brutale. Ok, oddio, è pochissimo il terror radius, mi sono... Venite un attimo al buco, mi dite se mi si vede, se come entro. Sì, si vede che sgattaio di dentro, proprio saltelli dentro. E quando esco cosa si vede? Stessa cosa, è inquietante da morire, tra l'altro. Però non mi vedete mentre sono dentro, vero? È un altro killer. No, quando sei dentro non ti si vede. No. Ciao Ronald, ok. Ecco. Però ha una ripresa abbastanza veloce dal lit, dall'M2, così se ti piglio. Ma poi è inquietantissimo perché gaffona a terra, fa veramente paura. Sì, a proposito, devo vedere la donna. Aspetta, ti uncino così vi faccio il muore entrambi. Comunque, Snake, yes. Hanno buffato il Demogorgon. Allora, vai libero un attimo. Mi hanno messo anche la skin. Cos'è che devo provare? Ah, sì. Tra l'altro sono Oblivious ora, che bello, non vedo niente. Curatevi un attimo, velocemente. Ok, aspetta, vieni qua. Che voglio provare la donna. No, ti curo io. Ciao Nick, buonasera. Allora, la corsa praticamente è sempre. Vedi, in questo momento sono in assetto la corsa. Sono a quattro zampe, però non è niente di che. L'unica cosa è che ti dà l'attacco di coda, in pratica. Non ti dà speed. Sì, 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 non ti velocizza. Allora, qualcuno venga sotto palto un attimo. Voglio provare la donna, semplicemente. Ok. Oh, perfetto. Devo aspettare un po' per uscire dal tunnel. Non posso uscire instant. Ok. Aspetta, ti sturno. Vai, chiunque mi stunne va bene. Aia. Porca vacca, è forte sì. Aia. È forte sì, sto donna. Prendersi comunque sempre un hit non è per niente male. No, poi tra l'altro quando sei ferito ti mette in ferita profonda, ho letto. Sì. Quindi Snake, il suo kill l'aveva giocato con... coso? Conserva. Con Endurance. Enduring, dici? No, secondo me no, Enduring no. Se usi il perk questo qua ti fai stannare e poi subito hit, non è male. Non è che ti fai stannare a piacimento, nuovo Spirit Fiori. Sembra che tutti i killer che stanno creando li stiano creando comunque senza... Senza... tipo un counter con i pallet, comunque. Vedi se si vede il buco. Ah, cazzo. C'hai ragione. Non so riuscirò adesso. La visuale del Mori comunque è fighissima. Già. Non sono riuscito a vedere il buco. Oddio, quando esce via l'alien, che brutto che è. Allora, giocarlo non è bello. Dico, di animazioni non è bello da vedere da killer. È veramente... È molto clunky. È terrificante giocarlo contro da sopravvissuto, nel senso che ti mette proprio ansia.